Steins Gate è un anime particolare che merita una spiegazione, quindi rimanete con me fino alla fine. Per chi mi conosce sa benissimo che io e dei nomi siamo due mondi paralleli, poi quando le persone vengono chiamate in più modi diversi è la fine. Quindi onde evitare di pronunciare il nome sbagliato o di dimenticarne alcuni, non li pronuncerò affatto. L'anime si apre su uno scienziato pazzo che passa la sua vita ad occupare abusivamente case di ex giocatori di wrestling per poter realizzare i suoi gadget futuristici. Un giorno invia una mail cambiando il tempo stesso e salvando la vita ad una ragazza dai capelli rossi. Si scopre che il microonde telefonico in combo con una TV a tubo catodico costruiscono una macchina del tempo. Dovrei avere un vecchio TV da qualche parte. Inizialmente serve a far marcire banane, ma poi si scopre che può mandare le D-mail, ovvero inviare email nel passato. Ora però andiamo con ordine. Chiunque lo viene a sapere. Beh, giusto così, no? E quindi ognuno esprime il suo desiderio cambiando radicalmente il corso degli eventi. Difficile prendere per il culo qui, ogni personaggio esprime desideri utili ai fini della propria esistenza, quindi mai stronzate, eccetto uno. Di una tizia del 2000 che ha cambiato il suo ultimo iPhone 7 con il suo iPhone 8 e se n'è pentita. La spiegazione che John Titor, personaggio leggenda del mondo reale, che viene fornita è abbastanza contorta, quindi la spiegherò alla fine. Insomma, nella linea temporale in cui ci si trova, il nostro protagonista, dopo i vari cambiamenti, ha come finale un solo risultato: la morte della ragazzina Tutturu. Nonostante lo scienziato faccia infiniti salti temporali, il risultato è sempre lo stesso e la bambina muore inesorabilmente. La soluzione è semplice: annullare tutte le email inviate fino a tornare alla linea temporale iniziale e impedire la morte della ragazzina, con la conseguente morte della ragazza dai capelli rossi, che nel corso della storia si innamorerà dello scienziato, quando ad un certo punto anche il tempo si fermerà a guardare il loro addio con un bacio davvero ispirato che, nonostante i problemi della trama, lo renderà un momento tanto speciale da meritare la visione di quest'anime. Ad ogni modo è con la morte della ragazza che l'anime inizia davvero, con l'arrivo di John Titor nel futuro che spiega che l'unico modo per salvare il futuro dalla terza guerra mondiale è salvare la ragazza e spostarsi sulla linea temporale dello Steins Gate. Lo scienziato si convince e ci prova, scoprendo che fu lui stesso ad uccidere la sua amata, coltellandola per sbaglio per salvarla dal padre. Di ritorno lo scienziato a pezzi, ma Titor mostra un filmato di lui nel futuro che spiega come salvare la ragazza e cambiare il tempo. Per farla breve, lui dovrà ingannare il mondo e se stesso. Lo scienziato del passato dovrà trovare la ragazza morta in un lago di sangue, ma senza necessariamente che lei muoia. Per fare ciò, si farà coltellare dal padre, userà il suo stesso sangue per simulare l'accoltellamento e i nostri eroi si sposteranno sulla linea dello Steins Gate oltre l'1%. Con l'arrivo di John Titor dal futuro che spiega che l'unico modo per salvare il futuro dalla terza guerra mondiale è salvare la ragazza e spostarsi su una linea dello Steins Gate, lo scienziato si convince e ci prova, scoprendo che fu lui stesso ad uccidere la sua amata coltellandola per sbaglio per salvarla dal padre. Di ritorno lo scienziato è a pezzi, non ha più la forza di combattere. Quando Titor cerca di smuoverlo, la ragazzina impedisce e si mette a consolare lo scienziato, che abbandona tutto. Anni dopo però in TV c'è proprio la ragazza e lo scienziato dice che non ha ancora finito di combattere. Ora passiamo alle spiegazioni. Secondo John Titor, il tempo è come un fiume con infiniti flussi. Se ci troviamo in beta, dove la ragazza muore, i vari cambiamenti ci porteranno con effetto a farfalla a creare altri flussi alfa, flussi dove il personaggio si sposta continuamente, cercando di salvare Tutturu. Annullandola di mail, il protagonista torna al flusso beta, ma mai supererà la soglia dell'1%, proprio perché nel flusso beta la ragazza è comunque ancora viva, a prescindere che il nostro personaggio ne simuli la morte o no. Ovviamente, da questo si intuisce che la terza guerra mondiale si verificherà comunque e che quindi la linea temporale beta ha lo stesso finale nel 2036. E ovviamente, non essendoci spostati nella linea Steins Gate, ogni linea alfa porterà alla stessa sorte. Non era la ragazza, la coprotagonista, su cui si basa tutta l'anime, ad essere la chiave per evitare la guerra. Mi sono andato un po' ad informare, la mia spiegazione è inutile, siccome il vero finale sarebbe quello normale, dove lo scienziato simula la morte e apre lo Steins Gate. Ma questo va contro ogni logica, purtroppo, e rende l'anime una presa in giro, anche se spiegato che nel finale alternativo ci sono stati dei cambiamenti ulteriori che hanno poi portato alla linea di cui stiamo parlando, ma questa cosa è tutto all'immaginazione. Ho sentito anche di uno Steins Gate 0, ma non è ancora uscito. Voci di corridoio dicono che dovrebbe riprendere dal finale alternativo ove lo scienziato non salva la ragazza, ma buh. Sono del parere che creare un anime così complesso è cosa buona e giusta, però questa volta non sono riusciti a fare quadrare tutto.